Cominciamo questo ciclo con una domanda veramente impegnativa. L'universo e la vita si muovono verso un compimento? A me pare che non sia una domanda fra le altre. Vorrei quasi dire che è la domanda. Perché se l'universo e la vita si muovono verso un compimento, vuol dire che allora c'è un senso. Vuol dire che il tempo è storia, vuol dire che c'è una promessa che si sta compiendo, vuol dire che c'è un fine verso il quale la natura, che non chiamiamo ancora creato, cominciando un po' dal basso, c'è un fine verso il quale la natura si dirige. Quindi a me pare, come primo punto così di percepire insieme a voi il peso che ha questa domanda che ci facciamo. L'universo e la vita si muovono verso un compimento. E capiamo bene che questa domanda è ben più che chiedersi se l'universo e la vita sono un movimento, perché lo sono, lo vedremo fra un momento. Le scienze naturali manifestano, diciamo, nel loro studio surreale il fatto che l'universo e la vita siano qualcosa che si muove, qualcosa che ha sviluppato nel corso dei secoli, dei millenni, dei milioni di anni, dei miliardi di anni del nostro universo fisico, uno sviluppo. Ma dire che tutto questo si muove verso un compimento è molto di più. Capiamo bene che va al di là della constatazione che siamo in un universo in moto. E se vogliamo esaminare se la vita e l'universo si muovono verso un compimento, che tipo di compimento è? Pensiamo per esempio a vari tipi di compimento di cui noi abbiamo esperienza. Un seme che dà luogo a una pianta che matura in un frutto. È un compimento anche questo. Uno getta un seme nella terra e poi con pazienza attende che fruttifica e alla fine questo seme si compie in un frutto. Pensiamo a un animale che si muove in cerca di cibo. Anche questo è un moto, è un movimento verso un compimento, il compimento della sopravvivenza, il compimento della conservazione della propria specie. Questi compimenti, sono compimenti che possiamo chiamare immanenti, cioè dei compimenti che non manifestano una particolare trascendenza, un particolare trascendimento, ma possono essere chiamati compimenti nello specifico. Una persona umana che si muove per curiosità, che cerca di scoprire ciò che non conosce e trova ciò che cercava, anche questo è un compimento. Forse a un livello un pochettino più alto dei compimenti precedenti, ma ancora non siamo certi che si tratti di un trascendimento. Pensiamo a una persona umana che viva per un ideale e che giunga a offrire la propria vita per questo ideale e che consideri ben spesa, ben compiuta la propria vita se viene offerta totalmente per questo ideale e per un ideale che non sia la mera sopravvivenza. Beh, anche questo è un compimento. È un moto verso un compimento, ma capiamo che qui abbiamo a che vedere con un compimento su un piano un po' diverso dal semplice maturare in un frutto, dal semplice cercare del cibo, dal semplice muoversi per curiosità. Siamo sempre in questa introduzione. L'universo e la vita si muovono verso un compimento. La domanda è sensata, possiamo farcela. Possiamo farcela perché, lo dicevo all'inizio, è una domanda indotta dall'osservazione stessa del moto. La domanda è sensata, però il fatto che sia sensata non vuol dire che abbiamo già una risposta. Vuol dire ci incoraggia a porcela. È una domanda che possiamo porci e possiamo esplorare le possibili risposte. Io pensavo in questa chiacchierata di organizzarla in questi brevi tre capitoletti, dopo questa introduzione, vedere quali sono i diversi scenari del movimento, cioè che cos'è che si sta muovendo in questo nostro universo, che cosa si sta muovendo nella vita. Il secondo punto sarebbe
in cerca di una risposta e quindi dirigere questa domanda sul compimento alle scienze e alla filosofia, cioè chiedere loro se questo movimento, che è qualcosa che osserviamo, si dirige verso un compimento, cosa ci possono dire le scienze naturali, le scienze umane e la filosofia. E il terzo passo sarà invece porre questa stessa domanda alla teologia. Come si è detto, in questo ciclo di seminari vogliamo estendere in modo più esplicito l'interdisciplinarietà fino alla teologia e chiedere alla prospettiva teologica se l'universo e la vita si muovono verso un compimento e che cosa esso manifesti. Vediamo allora i diversi scenari del movimento. Pensavo, un primo scenario è quello dell'universo fisico, materiale, se volete quello della cosmologia. Il primo seminario nazionale della SISRI, la settimana scorsa, è stato proprio dedicato alla cosmologia, al tema dell'origine. Nell'universo c'è un movimento perché c'è una progressiva formazione di strutture sempre più organizzate. Partiamo, come sappiamo bene, soltanto da elementi chimici leggeri, l'idrogeno con piccola parte di elio. Questi elementi chimici cominciano a creare atomi neutri che vanno aggregandosi e che vanno in alcune condizioni, specifiche, dando origine a collassi gravitazionali, dove questi nuclei possono dare origine a fusione termonucleare con produzione di energia, nascono delle stelle, queste stelle si aggregano in galassie, queste galassie si aggregano in ammassi di galassie, attorno a queste stelle prendono origine dei pianeti, dei corpi freddi, però riscaldati dalla stella da cui hanno avuto origine, su questi pianeti, almeno su uno, ne abbiamo esperienza, si innesta questo meraviglioso processo che è la vita, fino a giungere a una forma di coscienza e quindi a una forma di vita che possa riflettere su tutto questo processo che è avvenuto. In questo quadro cosmologico c'è senz'altro il movimento irreversibile del degrado dell'energia. E quindi di un'energia che viene trasformata in forme che non sarà più possibile recuperare. Termodinamicamente questo universo tende a raffreddarsi, si raffredderà sempre di più verso una morte termica. Sappiamo che questo ha a che vedere anche con la freccia del tempo. Tutto questo non ci parla di finalismo, non è questo che vogliamo vedere adesso, però ci parla di un movimento. Di una direzione, non lo sappiamo, è un moto da ciò che è semplice a ciò che è più complesso, da ciò che non produce energia a ciò che la produce, da ciò che non è vivo a ciò che è vivo e ha dei dinamismi che vanno ben al di là di quelli della materia inerte. Guardando più da vicino questo, nella chimica, anche lì vediamo il progressivo formarsi di molecole sempre più complesse e quindi sempre più organizzate. Se passiamo dalla chimica alla biologia, anche qui assistiamo, credo di poter dire, a un movimento di carattere globale. Per circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo di anni sul nostro pianeta abbiamo avuto soltanto animali unicellulari negli oceani. Poi dopo questi animali unicellulari sono cominciati a dire, erano batteri, no? E quindi erano, fra l'altro, erano anaerobi, non avevano neanche ossigeno, hanno dovuto poi produrre ossigeno perché altre forme di vita potessero giovarsi dell'ossigeno prodotto. Da questi batteri si è passato ad animali plunicellulari nei mari, poi la conquista della terra, poi il volo, si è riusciti anche a conquistare l'aria come ultima tappa. Bene, e poi i primati, i grandi primati, i primati superiori, i mammiferi. Tutto questo indica un qualche progresso, una complessificazione, un sorgere di funzioni sempre più specializzate. Pensiamo agli organi degli animali superiori, sono certamente molto più complessi, complessificati di quelli di una cellula.
Ma c'è anche un altro moto, pensavo. Pensiamo all'essere umano, pensiamo all'antropologia, pensiamo alla società umana, pensiamo ai primi semplici dinamismi umani. Forse il primo dinamismo umano è stato quello del coordinamento nella caccia. Ci si mette d'accordo per una battuta di caccia. Poi la creazione delle prime organizzazioni sociali con specifici ruoli. La creazione di semplici strumenti litici, poi la comparsa di una tecnologia primitiva e poi sempre più raffinata. Dai modi più elementari di comunicazione nei nostri progenitori, al sistema di controllo satellitare, a internet e al web. Bene, l'essere umano come soggetto di sviluppo culturale e scientifico. L'essere umano come snodo di una trama crescente di relazioni. Se noi potessimo osservare l'universo fisico come si presentava 13 miliardi di anni fa e come si presenta adesso, non avremmo dubbi. Non solo si è mosso, ma si è anche strutturato, si è differenziato chimicamente, biologicamente, antropologicamente, è un universo evoluto. Se potessimo osservare il nostro pianeta come era 4 miliardi di anni fa e come si presenta adesso, non avremmo dubbi. Si è popolato di vita, la vita si è complessificata, ha preso conoscenza di se stessa e dell'universo su cui è sorta. Questi sono dei dati che in qualche modo ci offrono le scienze naturali e per questa incursione nell'antropologia anche le scienze umane, la società umana, società elementari che adesso sono società complessificate. In cerca di una risposta, cosa possono dire le scienze e la filosofia su questo movimento? Partendo da questi diversi scenari, possiamo concludere di trovarci di fronte a una fenomenologia globale e non solo locale. Questo mi sembra un punto che varrebbe la pena sottolineare. Questo non avviene soltanto in qualche parte dell'universo o su qualche parte di un pianeta. Coinvolge l'intero pianeta e l'intero universo. Questa fenomenologia di un movimento è una fenomenologia globale che interessa la realtà nel suo insieme. Torniamo alla domanda di partenza. Dopo aver visto questa fenomenologia, che così un po' accomuna la materia e la vita, torniamo alla domanda di partenza. Questo movimento è un moto verso un compimento? E questa domanda la poniamo alle scienze naturali. La poniamo alla fisica? La poniamo alla chimica? Cosa ci risponderebbero? Provo a offrire il mio punto di vista. Se lo chiedessimo esclusivamente al metodo scientifico, quindi se ci riferissimo al metodo scientifico stricto sensu, a me pare che il metodo scientifico stricto sensu non ci possa dire nulla su verso dove si dirige questo movimento, se questo è un movimento che tenda verso un compimento. Se i fenomeni che studiamo in fisica compiono qualcosa, dovremmo dire che nella fisica classica compiono le equazioni di Hamilton e di Lagrange. Nella fisica quantistica le equazioni di Schrödinger. E questo è un compimento? È un compimento di minima energia. È un compimento di occupazione degli stati quantistici. Ma al di là di questo, ritengo che il metodo scientifico stricto sensu non possa dirci molto di più. Le scienze della natura, all'interno del proprio metodo, possono anche dirci che questa fenomenologia globale ha storicamente generato delle nicchie chimiche e biologiche adatte allo sviluppo della vita. È vero. E questo è un compimento. Mi pare di poter dire che a livello di metodo scientifico non è ancora il compimento di nulla, semplicemente ci dice che ci troviamo di fronte a condizioni adeguate per la vita e quindi a condizioni necessarie ma non sufficienti. Non ci dice sufficientemente questo processo perché si sarebbe dovuta originare la vita. E
se avesse qualche fine da compiere. Ci dice che queste condizioni l'hanno resa possibile sul nostro pianeta. La biologia e le scienze della vita, internamente al loro metodo, anch'esse a mio avviso possono dire poco sul compimento in senso proprio. Possono dire qualcosa su quel tipo di compimento di cui si parlava all'inizio, cioè la sopravvivenza, la nutrizione, la riproduzione. Ma non ci possono dire se tutto il fenomeno della vita nella sua globalità tenda verso qualcosa. Ci dice che c'è una progressiva efficacia, una crescente specializzazione delle strategie di sopravvivenza individuale e collettiva, ma non ci indica nessun fine. E se passiamo alle scienze umane, se passiamo alla filosofia, e dunque nella filosofia, consentitemi di metterci anche l'uomo di scienza, gli uomini di scienza, nella misura in cui non usano solo il metodo scientifico, ma si dirigono a un giudizio di carattere sintetico in cui fanno riferimento anche ad altre fonti di conoscenza che non vengono soltanto dal metodo scientifico sperimentale. Allora, se questa domanda, l'universo e la vita si muovono verso un compimento, la facessimo alla filosofia e dunque anche all'uomo di scienza in quanto essere personale che riflette filosoficamente sui dati scientifici, allora mi pare di poter dire che le strategie di sopravvivenza vengono trascese nell'essere umano. Mi pare di poter dire che una riflessione umanistica su questo moto possa poter dire che l'essere umano ha una fenomenologia che apre verso qualcosa che non sia la mera sopravvivenza. Si mostra soggetto di progresso. E questo progresso è compimento di qualcosa? E qui dipende da che cosa intendiamo per progresso. Homo sapiens e la sua organizzazione sociale si muovono verso un compimento in base a ciò che noi intendiamo per progresso. E per intendere qualcosa per progresso o per regresso c'è bisogno di un'antropologia. Quindi si apre una porta, ma ancora non ci dice nulla. Ci dice che l'uomo è capace di progresso, ma dipende dall'antropologia di riferimento che abbiamo. Se per noi l'essere umano è soltanto un animale e nulla di più, allora questo progresso sarà un progresso verso una qualità di vita sempre più alta, verso una sopravvivenza strategicamente sempre più efficace. Ma esistono anche letture della fenomenologia dell'essere umano che lo mostrino aperto, come leggevamo prima nella citazione di Dobzhansky, verso qualche cosa che sia anche autotrascendersi, voler conoscere sempre di più, esercitare la propria libertà, scoprire la donazione dell'amore che porta al sacrificio della propria vita. Può l'essere umano anche leggersi come depositario di un progetto, forse di un progetto che non conosce, forse non conosce bene questo progetto, ma riconosce qualche cosa in sé che trascende se stesso. Qualche cosa, direi, sulla quale vale la pena di speculare, sulla quale l'essere umano si sente capace di speculare e anche coglie che la sua dignità sta nello speculare sul senso del suo progresso. Concludendo questa seconda parte, vorrei dire allora che le scienze umane e la filosofia non possono che mostrarci l'essere umano sospeso fra nichilismo e speranza. Forse nei suoi momenti migliori riconoscersi depositario di una promessa. Vorrei poter dire che se le scienze naturali non ci possono dire niente sul compimento, la filosofia almeno ci può dire questo, ci può dire che l'essere umano sembra superare se stesso. Con una frase
molto cara a Blaise Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo. Come diceva Ivan, abbiamo messo online anche la traccia delle cose che vi sto raccontando. E in questa traccia ci sono delle citazioni. E una prima citazione che volevo leggere insieme a voi è proprio tratta da Blaise Pascal, dai Pensieri. Scrive Pascal: io non so chi mi ha messo al mondo, né che cosa sia il mondo, né che cosa sono io stesso. Mi trovo in una ignoranza terribile su tutte le cose. Vedo quegli spaventevoli spazi dell'universo che mi racchiudono. Mi trovo confinato in un angolo di questa vasta distesa, senza sapere perché sono posto in questo luogo piuttosto che in un altro, né perché questo poco tempo che mi è stato dato da vivere mi è stato fissato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Vedo da ogni parte solo infinità che mi racchiudono come un atomo, come un'ombra. Tutto ciò che ignoro e quello che più ignoro è questa stessa morte che non saprei evitare. Poi conclude Pascal: quale chimera è dunque l'uomo? Quale novità? Quale mostro? Quale caos? Quale soggetto di contraddizioni? Quale prodigio? Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra, depositario del vero, cloaca di incertezza e di errore, gloria e rifiuto dell'universo. Chi sbroglierà questo garbuglio? Cosa diventerete dunque, uomini, che cercate la vostra condizione con la vostra ragione? Conosci dunque quale paradosso sei a te stesso. Imparate che l'uomo supera infinitamente l'uomo. A me pare che questo sia un dato empirico. Lo metterei allo stesso livello dei dati empirici che citavo nella prima parte, cioè l'osservazione nella cosmologia, nella biologia di questo sviluppo progressivo verso una progressiva complessificazione. È un dato empirico. L'uomo supera infinitamente l'uomo. È capace di farsi domande alle quali non trova risposta, ma nelle quali sa che giace la sua dignità e che lo caratterizzano come essere umano. La domanda sul senso, sull'origine, sul tutto. Riepilogando, e poi mi dirigo all'ultima parte, che è quella che cosa la teologia ha da dire sul tema, perché all'inizio si è detto che questa interdisciplinarità deve arrivare fino alla teologia, ma ancora non l'abbiamo scomodata. Riepilogando, il metodo scientifico in senso stretto non sembra poter rispondere alla domanda: l'universo e la vita si muovono verso un compimento. L'uomo che fa scienza, capace di giudizio sintetico e non solo analitico, resta tuttavia sorpreso che l'universo fisico sia soggetto di uno sviluppo aperto alla progressiva esplicitazione di potenze e di complessificazione e che si mostri adatto a ospitare la vita. E resta sorpreso del fatto che la vita stessa sembra dirigersi verso la coscienza, la consapevolezza di sé, quasi riposare su di essa. La filosofia può muoversi su un piano totalmente immanente e dunque negare ogni compimento del cosmo e della vita, considerando l'essere umano soltanto un animale, il polo del nichilismo. Oppure, l'altro polo, giudicare la progressiva ascesa della vita verso la coscienza come segno di una direzionalità. E l'autotrascendenza umana, questo uomo che supera infinitamente l'uomo, come pegno di una speranza o come segno di una promessa. Ultima parte, la prospettiva teologica. La prospettiva teologica ha una sua risposta, che io adesso metto sul tavolo insieme alle risposte che abbiamo ascoltato prima da parte delle scienze naturali e del pensiero filosofico. La risposta della teologia, mi riferisco alla teologia che si basa sulla rivelazione ebraico-cristiana, è che l'universo e la vita si muovono verso un compimento, perché la natura è un'opera personale, è l'opera personale di un creatore
E dunque incarna una intenzionalità, un progetto, si muove verso un fine, il fine voluto da chi l'ha creato. Possiamo dire che la visione teologica aggiunge la prospettiva della natura come creazione, del tempo come storia. La teologia dice che questo muoversi è storia. Nella libertà di Dio e degli uomini è storia. E leggiamo insieme qualche testo. Sono dei testi che vi ho messo nella traccia, quindi chi lo desidera può riferirsi, ecco, alle cose scritte e seguire quello che leggerò. Due punti del Catechismo della Chiesa Cattolica, sintetici ma utili, perché proprio toccano i temi, lo vedremo immediatamente, toccano i temi di cui ci stiamo occupando. Il numero 302. La creazione ha la sua bontà propria e perfezione, ma non è uscita dalle mani del creatore interamente compiuta. È creata in stato di via, in statu vie, verso una perfezione ultima, alla quale Dio l'ha destinata, ma che ancora deve essere raggiunta. La creazione non è compiuta. È destinata verso una perfezione che ancora deve essere raggiunta. La creazione, ci dice la teologia cristiana, è incompiuta, in essa c'è il limite, c'è la fragilità. Se c'è la fragilità, c'è anche la sofferenza, possiamo dire c'è anche il male. Nel punto 310 scrive sempre il Catechismo. Ma perché Dio non ha creato un mondo già perfetto, nel quale non potervi essere alcun male? Nella sua infinita potenza Dio avrebbe potuto creare qualcosa di migliore. Tuttavia, nella sua sapienza e nella sua bontà infinite, Dio ha liberamente voluto creare un mondo in stato di via, verso la sua perfezione ultima. Questo divenire del disegno di Dio comporta la comparsa di certi esseri e la scomparsa di altri, con il più perfetto anche il meno perfetto, con le costruzioni della natura anche le distruzioni. Quindi, insieme con il bene fisico, esiste anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione. A me pare che questi punti, nella loro semplicità, siano abbastanza chiari. La creazione è aperta, è un cantiere aperto, nel quale la libertà umana deve in qualche modo cooperare per portarlo a compimento, perché in questo cantiere si è costruito quel progetto che Dio ha voluto con la creazione. E che cosa sarà questo progetto? Leggo adesso una pagina dalla lettera ai Romani di San Paolo, il capitolo 8, una pagina molto nota. Scrive San Paolo: La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. San Paolo paragona la creazione, questa volta non a un cantiere aperto in costruzione, ma a questa immagine bellissima della gestazione di una nuova creazione e che nascerà da una creazione incompiuta, o una gestazione che porta a compimento ciò che è embrionale, ciò che nasce piccolo ma è destinato a un suo compimento. Fra l'altro, forse è anche bello, seguendo sempre questa immagine, pensare che per l'essere umano in gestazione il compimento veramente è una novità assoluta.
Pensiamo alla vita dell'embrione nel seno della mamma che lo custodisce. E se potessimo intervistare un embrione in gestazione e poi un feto in gestazione, per lui tutto il suo mondo è quello lì. Con la nascita scoprirà che veramente il mondo è un'altra cosa, è diverso, che il suo orizzonte era limitato. Forse quella fragilità, quella incompiutezza, quel limite che ravvedeva nel suo orizzonte di vita è destinato ad essere superato in qualcosa di inimmaginabile. Eppure in quel bimbo in gestazione ci sono già degli organi che serviranno dopo, i polmoni. I polmoni non si usano quando ancora il bimbo è in gestazione perché non c'è aria da respirare, è vero? Ma una volta che il bimbo nasce, incominciano subito a funzionare. Anzi, sappiamo bene che appena avviene il parto, la prima cosa da fare è scuotere il bambino perché possa subito e con dei sussulti cominciare a mettere in moto il sistema respiratorio. Sistema respiratorio che non usava prima, ma che era già giunto a un suo compimento, a una sua perfezione. L'immagine della creazione sembra essere questa, qualcosa che ha già in sé dei semi, ma che vanno molto al di là di quello che possiamo vedere, di quello che possiamo sperimentare in una situazione di limite e di fragilità. Leggendo la Summa Contra Gentiles di Tommaso d'Aquino mi sono imbattuto in una frase che mi è piaciuta molto, è nel libro secondo della Summa Contra Gentiles. Dice Tommaso d'Aquino: in tutto l'universo c'è il desiderio dell'uomo, come nell'uomo c'è il desiderio di Dio. Scrive quando ancora non sapevamo niente né della cosmologia contemporanea né di tutti i processi evolutivi della vita sul nostro pianeta. Però è un'immagine, ritengo, bella, suggerente, questo di paragonare l'universo a qualcuno, a qualcosa che esprime un desiderio. Questo desiderio è il desiderio dell'uomo. L'universo desidera l'uomo, come l'uomo desidera Dio. L'uomo compimento dell'universo, Dio compimento dell'uomo. La teologia cristiana ci parla anche di cooperazione a questo movimento. Cooperazione nella creazione. L'essere umano è chiamato a portare la creazione verso la sua perfezione. Questa visione è esplicita nel libro della Genesi, per quelli di voi, immagino tutti quanti, in un modo o nell'altro abbiano sfogliato i primi capitoli della Genesi, ricorderanno che il creato viene affidato ai nostri progenitori e ricorderanno che il lavoro è presente ben prima del peccato dell'uomo. Uno dei, del, delle nostre, dei cicli, una delle conferenze di questo ciclo, il prossimo, mi pare di ricordare, tratterà proprio del lavoro, di come attraverso il lavoro l'essere umano coopera al compimento della creazione. Nel capitolo secondo della Genesi si parla del fatto che ancora non si poteva irrigare bene la terra perché c'era soltanto la pioggia, non c'erano canali costruiti dall'uomo per poter irrigare bene il suolo. L'uomo è chiamato a custodire il giardino, è chiamato a conoscere anche le leggi di natura, perché il giardino porta frutto, quindi la semina, il raccolto. Gli viene affidato il compito di umanizzare la terra, non è un dominio despotico, è l'esercizio della libertà per umanizzare la terra, perché porti frutto. È presente l'azione tecnica in questi canali per irrigare. Il lavoro umano è lodato dai libri sapienziali, specialmente dal libro dei Proverbi, dal Siracide anche. I Proverbi hanno un'immagine molto divertente che è quella del pigro, è un'immagine contro la quale l'autore del libro dei Proverbi si scaglia. Il pigro è la persona, anzi sono due, il pigro e l'intrigante. Il pigro è quello che non fa nulla. Sono passato vicino alla vigna del pigro, entravano le volpi, era tutto un disastro. L'intrigante è quello che non fa nulla, ma che si intriga, cerca di sbarcare il lunario cogliendo, diciamo, delle opportunità da quello che fanno gli altri.
I proverbi, la parola di Dio, se la prende contro questi due personaggi, perché ha una visione molto alta del lavoro umano. L'uomo è chiamato per lavorare e per lavorare bene. Ma anche questa visione, poi immagino nel prossimo seminario la vedremo meglio, del lavoro umano come cooperazione alla creazione e soprattutto messa in evidenza dal lavoro di Gesù di Nazareth. Tecnico è come viene chiamato in greco perché opera sulle cose, falegname, carpentiere. Il lavoro ha un ruolo specifico nei piani di Dio, che sono piani di portare a compimento il creato. La teologia della creazione ci dice che l'universo ha un inizio, che tende a un fine, ma le creature contribuiscono, la creatura umana contribuisce al compimento della creazione secondo ciò che le è proprio, cioè secondo la sua libertà, e quindi con tutto ciò che questo implica, quindi può accelerare o frenare questo compimento, può ordinare o disordinare, può costruire o distruggere. La teologia non dice che questo compimento è automatico. Non è una specie di meccanismo che il creatore ha messo in moto e poi ha abbandonato perché semplicemente gli uomini così stiano a controllare dove va a finire. No, gli esseri umani con la loro libertà si sporcano le mani, cioè devono questa terra lavorarla per riportarla a Dio. Chiarendo allora che il creato tende verso un compimento, la teologia rivela l'esistenza di una promessa, la promessa appunto di un compimento. Tutta la natura materiale allora può essere letta come una promessa, mi avvio ormai alla conclusione, può essere intesa come una promessa. Quello che dicevamo prima, l'uomo supera infinitamente l'uomo, possiamo forse applicarla, la visione teologica ci autorizza a farlo. Possiamo applicarla all'universo nel suo insieme. L'universo supera infinitamente l'universo. Il cosmo supera infinitamente il cosmo. La vita supera infinitamente la vita, cioè il cosmo e la vita sono depositari di una promessa che va al di là di loro stessi, che trascende la materialità del cosmo e la vita in quanto vita. Due autori, più di altri, hanno riflettuto filosoficamente sulla fenomenologia della natura come un muoversi verso. Questi due autori sono Henri Bergson e Pierre Teilhard de Chardin. Simili in diverse cose, diversi in qualche altra cosa. Diversi per il fatto che Henri Bergson non condivideva una fede confessionale cristiana. Non aveva ricevuto il battesimo, ma nelle cose che scrive lo si riconosce un autore aperto alla trascendenza, almeno in alcuni suoi scritti. Pierre Teilhard de Chardin è un sacerdote gesuita, e quindi sono in questo diversi l'uno dall'altro. Uno è un filosofo, l'altro è un paleantropologo, però tutti e due colgono la natura come un muoversi verso, come risultato di un'ascesa. L'evoluzione creatrice per Bergson, l'élan vital, questo spirito, questa forza vitale che sembra attraversare la materia e trascinarsela dietro. Sono delle pagine di Bergson molto belle. Adesso, concludendo, volevo leggervi una citazione di Bergson e una di Teilhard. Delle pagine molto belle di Bergson dove si vede questa sua visione in cui dice che la vita si trascina dietro la materia, riesce a superare tutti gli ostacoli, perché è depositaria di una promessa, è depositaria di una speranza, è depositaria di una speranza. Per Pierre Teilhard de Chardin non è solo una speranza, è il compimento, quello che lui chiama il punto omega, il logos, il Cristo incarnato, grande attrattore, verso il quale tutto questo grande moto, tutta questa grande ascesa della vita verso la coscienza si dirige. E concludo con queste due citazioni, sono
due paginette che trovate nella traccia che vi ho lasciato online. Dall'evoluzione creatrice, Henri Bergson. Come il minimo granello di polvere è solidale con l'intero sistema solare, viene con esso trascinato dall'indiviso moto di discesa che costituisce la materialità. Così tutti gli esseri organici, dal più umile al più perfetto, dalle prime origini della vita fino ai tempi nostri, e in tutti i luoghi e in tutti i tempi, non fanno che rivelare ai nostri occhi un'unica spinta, inversa al movimento della materia, e in sé indivisibile. Tutti i viventi sono uniti e tutti cedono allo stesso formidabile impulso. L'animale ha nella pianta il suo punto di appoggio, l'uomo è a cavalcioni dell'animalità, e l'umanità tutta intera nello spazio e nel tempo è un esercito immenso avanzante al fianco di ciascuno di noi, avanti e dietro di noi, in una carica irresistibile capace di spazzare via tutte le resistenze, di oltrepassare una quantità di ostacoli, forse persino la morte. Queste sono le parole con cui Bergson, confessionalmente non credente, conclude, guardando questa enorme fenomenologia e dice: ma qui questa vita sta spazzando tutto, spazza tutti gli ostacoli che ha di fronte a sé, forse perfino la morte, l'apertura verso una speranza. Teilhard de Chardin. Il mondo si sta costruendo, scrive Teilhard. E questa è la verità fondamentale che bisogna dapprima intendere, e intendere così bene da renderla una forma abituale e come naturale del nostro pensiero. Più si riflette, con l'ausilio di quanto ci insegnano ognuna nella sua sfera, scienza, filosofia e religione, più ci si avvede che il mondo deve essere paragonato non già a un fascio di elementi artificialmente giustapposti, ma piuttosto a un qualche sistema organizzato, animato da un ampio moto di sviluppo che gli è specifico. Nel corso dei secoli si rivela un piano di insieme che sembra davvero in via di realizzarsi attorno a noi. Nell'universo vi è una impresa in corso, un risultato in posta, che non sapremmo paragonare meglio che a una gestazione e a una nascita. Queste sono le riflessioni che volevo offrirvi questa sera. Grazie a tutti della vostra attenzione e restiamo tutti collegati, almeno chi lo desidera, anche per un colloquio. Sì. Sì, Passo la parola a Ivan. grazie, grazie Dante per questa stimolante relazione che ha toccato temi molto molto profondi sui quali sicuramente torneremo a riflettere anche durante e a seguito degli incontri successivi, ma mi pare che questa sera sia prevista anche Una reazione di Claudio. una reazione, una discussione, diciamo, in prima battuta alla relazione appena offertaci da parte di Don Claudio Tagliapietra, al quale io a questo punto darei subito la parola per appunto le sue riflessioni e discussioni. Prego, Don Claudio. Grazie, buonasera. Scusate l'illuminazione, non è facile neanche per me partecipare perché abbiamo avuto delle sorpresine, diciamo, virali qui. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, io Se puoi avevo alzare un po' il solo. volume, se Sì. puoi Ecco, alzare un po'. come va adesso? Meglio? Uguale. Uguale. E allora niente, mi sa che. Ti sentiamo più o meno, ok? Vai, vai. Avevo solo un'osservazione prima di spazio poi anche ad altre domande dei partecipanti, perché trovo che quanto ci siamo detti sia in continuità con quanto il professor Benvenuti ha esposto nell'ultimo incontro SISRI. Mi
vorrei provare a stabilire un raccordo tra quanto ha detto Benvenuti e quanto ha esposto lei, professor Danzella. Se magari poi ci aiuta anche a stabilire un po' il raccordo anche con le sue risonanze, forse ci aiuta di più. Allora, io pensavo che Benvenuti ha concluso la sua esposizione cosmologica lanciando delle provocazioni ben precise alla teologia, se ben ricordo. E a me personalmente hanno colpito molto. Cioè che da fisico-cosmologo Benvenuti auspicava nelle ultime battute una rinnovata filosofia teologia della natura alla luce dei cambiamenti della nostra conoscenza scientifica. E parlava di una comprensione razionale, filosofica e teologica della natura, che poi potesse portare eventualmente a un abbandono rispettoso di posizioni consolidate nei secoli. Allora, non nego che questa affermazione mi ha un po' scosso, però evidentemente non possiamo più comprendere la creazione come un atto che si svolge nello spazio-tempo, anche lui diceva questo, ma come un processo in movimento, in divenire, un continuum, diceva. Cioè che questa creazione continua e ha un movimento, una direzione che va verso un fine, si azzardava a dire questo anche. E sembra avere una conoscenza addirittura, una coscienza. Allora, mi sembra che il nostro incontro di stasera sembra accogliere e completare la proposta di Benvenuti. Cioè, un sapere di sintesi può portarci all'approfondimento dei paradigmi filosofici e teologici. Ma che possiamo fare? Mi metto nei panni di un teologo oggi. Cioè, è vero che la teologia può vedere alla luce della rivelazione quanto le scienze offrono e contribuendo con un sapere di sintesi e ha una visione spirituale del mondo che altrimenti mi sembra inattingibile. Ma anche le scienze, la fenomenologia, possono aiutarci a vedere in profondità concetti come quello di creazione e di rivelazione. E anche questi, direi, in evoluzione e tesi a un compimento. E penso che, se ho capito, è quello che abbiamo cercato di fare stasera. Purché, come lei stesso insegna, le scienze e la teologia si aprano. Se restano metodologicamente chiuse, il discorso mi sembra finito. Però, se restano aperte, mi chiedo ancora cosa possa cambiare della nostra comprensione della rivelazione e della creazione e del destino del mondo con la M maiuscola. Le scienze possono dire poco sul movimento dell'universo verso un compimento, a quanto lei ha detto, se ho ben compreso. Però indicano la possibilità di un compimento. E a gettare luce sulla questione mi sembra sia la visione teologica, cioè quella che noi otteniamo alla luce della rivelazione, grazie alla quale noi vediamo che l'uomo è co-creatore, usando la terminologia di Benvenuti, in un cantiere aperto, come ha detto lei, in cui c'è la libertà umana che coopera con il progetto di Dio, eccetera, eccetera. Alla luce di questo, diciamo, di questa cornice, noi vediamo che l'uomo si vede depositario di una promessa che è scritta nella creazione. E mi sembra che in questa promessa l'uomo si ritrova la sua dignità e si meraviglia costantemente. E questa è una meraviglia che, diciamo, ben prima di Pascal esprimeva il salmista nel Salmo 8, ponendosi una domanda ben precisa. E lo ricordo per chi non ce l'ha sotto mano. E il salmista diceva: quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? E continua così. Niente, volevo solo chiederle, se non ci sono altre domande, se prof ci può aiutare a stabilire questo collegamento tra quello che Benvenuti ha detto dal punto di vista scientifico e l'apporto che una visione teologica può dare alla questione, oltre a quello che già abbiamo detto, in particolare al concetto di rivelazione. Allora, io forse riprendo brevissimamente questa domanda di Claudio e poi passiamo la parola un po' a tutti. Io la riprenderei solo in questo modo qui: perché si possa fare una rinnovata teologia della natura, occorre conoscere le scienze naturali. E questo
È un processo lungo per la teologia contemporanea, perché la teologia contemporanea si è familiarizzata molto nel Novecento, soprattutto con le scienze umane, e direi in modo particolare con quelle scienze che l'aiutavano alla comprensione dei testi, l'ermeneutica, la filologia, la psicologia, la storia. Le scienze naturali sono rimaste un po' in sordina. Quindi c'è bisogno di una maggiore formazione interdisciplinare. Nel momento in cui ci sarà, allora giungerà un sapere di sintesi. Sapere di sintesi non è una formula magica che può raggiungersi in poco tempo, ha bisogno di personalità che dedichino lunghi tempi della loro formazione intellettuale alla conoscenza di un versante e dell'altro. San Tommaso d'Aquino ha potuto offrire una sintesi nelle università medievali perché la sua teologia era al corrente di quello che stava avvenendo in campo scientifico. Non dimentichiamo che Aristotele entra nelle università medievali non soltanto con la metafisica, la politica, l'etica, entra anche con la zoologia, la biologia, la meteorologia, cioè sono tutti libri aristotelici che si usavano. E una rinnovata teologia della natura è auspicabile. Qualche seme c'è, ci sono alcuni autori, penso Alistair McGrath, penso Dennis Edwards, penso altri personaggi, che un po' lo stesso Robert Russell a Berkeley, ci sono dei teologi, soprattutto direi forse oggi più in area protestante che cattolica, i quali ecco, si sforzano un po' di rinnovare una teologia della natura che parta da queste grandi visioni che la scienza contemporanea ci offre. Vorrei però aggiungere una cosa: non credo che si tratti di abbandonare dei paradigmi obsoleti e avere il coraggio di acquisirne nuovi. Quando tu dicevi l'affermazione del professor Benvenuti mi ha un po' sorpreso, comunque sono rimasto colpito perché diceva che bisogna abbandonare una visione del passato e scoprire delle visioni nuove. Io credo, beh, senz'altro ci sarà anche da lasciare delle cose che non funzionano, non c'è dubbio, no? Ma io credo che si tratti invece di scoprire quello che ancora non abbiamo capito nella parola di Dio, nella grande tradizione teologica, nei grandi autori, ed esplicitare questi semi di comprensione che hanno una grande applicazione oggi nella nostra contemporanea visione del mondo. Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, John Henry Newman, sono autori del passato, di un passato remoto o di un passato prossimo, certamente lontani tutti e tre dalla nostra visione cosmologica e biologica attuale, ma hanno sviluppato un pensiero ancora gravido di conseguenze per l'oggi. Quindi credo che un compito buono della teologia, ecco, più che distruggere e ricostruire, se questo bisognerà farlo, lo si dovrà fare, ma credo in maniera molto limitata, e invece di andare a cogliere quei semi di sviluppo che già sono presenti, sia nella parola di Dio, sia in autori importanti, ma che non siamo riusciti ancora a far emergere, o siamo riusciti a far emergere soltanto in parte.